Jasmine Carisi si è lasciata con Alessandro Greco. Il gesto della figlia di Albano. Jasmine Carisi al centro dell'attenzione. I motivi? Da una settimana a questa parte Jasmine Carisi è al centro dell'attenzione mediatica per via del suo ruolo di giudice a The Voice Senior. La 19enne è nel talent show di Antonella Clerici insieme al padre Albano. Inoltre, la secondogenita di Loredana Lecciso ha riempito le pagine di gossip dei siti internet e di qualche rivista per via della sua vita sentimentale. Sembra che la giovane cantante si sarebbe lasciata col suo fidanzato. Andiamo a vedere, nello specifico, cosa potrebbe essere accaduto. La figlia di Albano si è lasciata col fidanzato? L'ipotesi della vita privata di Jasmine Carisi si hanno pochissime informazioni. Tuttavia, sappiamo che la figlia di Albano e Loredana Lecciso ha avuto una storia d'amore con un ragazzo coetaneo che si chiama Alessandro Greco. Sul profilo Instagram della 19enne, fino a un po' di tempo fa, era zeppo di scatti che la mostravano insieme al giovane. E proprio per questo un dettaglio ha incuriosito e successivamente indispettito i suoi numerosi seguaci. Infatti, da qualche tempo a questa parte sono scomparse nel nulla dal suo canale personale le immagini di coppia. In poche parole, del coetaneo non c'è più traccia. A questo punto in tanti si sono chiesti se la loro relazione sentimentale è giunta al capolinea oppure se la cantante rap vuole preservare la sua privacy in vista del suo debutto nella televisione di Stato. Buona la prima per Jasmine Carisi a The Voice Senior. Lo scorso venerdì, in prima serata su Rai 1, Jasmine Carisi ha debuttato come giudice insieme al padre Albano a The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici. Stando alle dichiarazioni dei critici, l'esordio della 19enne salentina è stata più che soddisfacente. La secondogenita di Loredana Lecciso ha convinto il numeroso pubblico a casa, e, nonostante le polemiche e ai pregiudizi iniziali, la ragazza è stata in grado di ammaliare i telespettatori. Ovviamente anche il cantautore di Cellino San Marco è rimasto molto sorpreso e soddisfatto dell'operato della figlia. Il prossimo appuntamento, il secondo, andrà in onda venerdì prossimo in Prime Time sulla Prima Rete.